Ciao a tutti! Allora, oggi ho deciso di farvi una mia molto personale recensione di Disney Plus, perché ormai sono tipo 2 settimane, forse più, che lo sto utilizzando e ci tenevo a dirmi la mia, a dirvi la mia, perché vi parlo da persona che non era intenzionata assolutamente ad abbonarsi e poi però è successo qualcosa e l'ho fatto. Prima ovviamente vi ricordo, se volete, di iscrivervi al mio canale e trovate appunto il link, lo sapete, insomma basta premere su iscriviti e attivare la campanellina, e soprattutto sotto trovate anche link per i social, tra cui appunto Instagram. E se mi seguite su Instagram avrete visto appunto che io sono appassionata Disney, ma di più io adoro il mondo Disney, tant'è che ho anche il tatuaggio grande sulla gamba con il castello Disney, e su Instagram trovate le foto, e quindi per me Disney è la vita, a me piace tutto quello che riguarda Disney. Però quando ho visto che usciva questa piattaforma, che sarebbe uscita questa piattaforma, l'idea non mi ha entusiasmata. Nonostante la pubblicità martellante ovunque, io ero intenzionata a non abbonarmi per diversi motivi. Innanzitutto perché ho già Sky, quindi ho l'on demand di Sky su Sky Go, ho Prime Video, e quindi di fatto aggiungere a tutto questo un altro abbonamento sinceramente non è che proprio fosse la mia priorità nella vita. E poi ero convinta comunque che fosse un qualcosa di inutile, perché non avrei trovato niente di più di quello che comunque già magari ho visto, o comunque ci sarebbe stato poco di più di quello che ho già visto, e comunque mi bastava insomma l'on demand che già avevo su quelle altre piattaforme e non volevo un altro. Nonostante che poi il prezzo alla fine non è che sia tantissimo, sono 7,99 euro al mese, quindi non è tantissimo. Anzi, se si fa l'abbonamento subito, si attiva subito l'abbonamento annuale, si pagano appunto 70 euro, 69,99, e quindi si hanno addirittura 2 mesi gratis, no? Però niente, non mi convinceva. Poi però ho saputo che praticamente da questo momento in poi tutte le prossime uscite che ci saranno, Disney, Pixar, Marvel, saranno disponibili solo su questa piattaforma e non più su tutte le altre. E quindi la cosa un po' cambia, perché o ogni volta che esce qualcosa che piace si va al cinema a guardarlo, oppure se lo si perde non lo si ritrova più da nessuna parte, perché praticamente quello che ho capito, poi Disney ha l'esclusiva e quindi saranno disponibili solo qui, e quindi la cosa un po' cambia. Allora ho deciso, visto che c'era scritto che c'era la prova gratuita per 7 giorni, di fare questa prova gratuita. Dopodiché io mi sono abbonata, perché ora vi dico un po' anche quello che ho visto e poi faccio vedere un po' anche cosa mi piace di questo sito, di questa piattaforma. E niente, io ho visto delle cose in questi 7 giorni di prova bellissime e non ho più smesso, quindi praticamente io ora ogni volta che ho un attimo di tempo libero non vado sui social, vado su Disney Plus e mi guardo un pezzetto di qualcosa. Ma adesso vi faccio vedere che cosa ho visto e che cosa mi è piaciuto tantissimo. Non lo so, provo a riprendermi così mentre vi faccio vedere quello che mi è piaciuto, così magari riesco anche un pochino a guardarvi. Sì, lo so, sono contro luce, non ci fate caso, ma è l'unico posto dove posso piazzarvi. Allora, questa praticamente è la schermata ovviamente iniziale. Accediamo. Allora, la cosa carina è che si possono creare diversi profili. Allora, questo
è quello, diciamo, standard di quando accedete la prima volta, quindi quello generico. Poi però potete aggiungere profili, perché magari, che ne so, ci sono più persone che accedono alla piattaforma, quindi ognuno vuole avere il suo profilo. O magari, che ne so, anche voi stessi volete creare più profili in base a ciò che guardate, insomma. O cambia, la cosa, insomma, è personalizzabile. Allora, questo è il personaggio, ovviamente, che ho scelto io, Jack Skellington, perché per me Nightmare Before Christmas è un capolavoro. Ma se vogliamo aggiungere un altro profilo, la cosa carina è che potete scegliere il personaggio che volete e ce ne sono veramente tantissimi. Come vedete, ci sono, vabbè, quelli diciamo un po' più popolari, più famosi, ma ci sono proprio divisi per tipologie, quindi c'è tutti quelli del mondo Disney, tutti quelli del mondo Marvel, di Star Wars, della Pixar, di National Geographic e poi, vabbè, perché ci sono ovviamente anche tutti i canali Disney, quelli dedicati ai bambini. Ora ovviamente io ho la connessione che fa pena, nonostante io sia connessa, però a quanto pare non si carica. Comunque, tralasciando questi piccoli dettagli, ecco, piano piano si sta caricando, ci vuole molta pazienza. Che purtroppo questi giorni le linee sono non sovraccariche di più, ma penso che sia un problema comune di tanti. Comunque, ci sono anche tutte le principesse Disney che io stra-adoro. Insomma, potete scegliere il personaggio che volete. Ovviamente, ora no, non ci interessa. Entriamo con il mio profilo. Perché, allora, potete innanzitutto scegliere la categoria che più vi piace. E quindi già qui trovate poi dopo la selezione delle varie cose. Ovviamente ci sono dei suggerimenti in base a quello che magari noi nel frattempo abbiamo visto, e poi ci sono anche le ultime cose viste, che ovviamente trovate l'ultima cosa in sospeso e per poterla continuare a guardare senza bisogno che l'andate a ricercare. E una cosa che mi piace è che ci sono veramente le cose suddivise in tantissime categorie. Perché ci sono proprio le produzioni originali Disney, le cose quelle un pochino più, gli ultimi arrivi o comunque quelle più cliccati, i film completi, tutti Marvel, i film ispirati ai classici. Ma una cosa che mi piace è che ci sono anche queste cose, Topolino negli anni. Praticamente qui trovate una selezione temporale di tutte le varie uscite divise appunto per anni, dagli anni 40 fino agli ultimi, di tutto appunto quello che è stato fatto con Topolino. Poi ci sono moltissimi anche documentari. Ancora non ho visto nessuno, però mi attirano, di National Geographic. E poi vabbè, ci sono i film quelli un po' del passato, anni 90. E una cosa carina è che ci sono anche, no, ora qui non, ah, forse perché bisogna entrare nel mondo Disney. Una cosa che mi piace, entrando proprio nel mondo Disney, è che alla fine ci sono tutti i film dedicati solo ed esclusivamente alle principesse. E mi dispiace che non si carica e quindi non riesco a farvelo vedere bene, però purtroppo oggi va così. E insomma, è carino. Allora, io la prima cosa che ho visto è stata una cosa bellissima. Io ho visto, il primo film che ho voluto vedere è stato questo, proprio perché mi attirava il fatto che ci fossero gli animali veri, tutti i personaggi quindi veri, quindi anche le persone, e mi è piaciuto tantissimo perché, vabbè, ci sono i momenti in cui gli animali parlano e ovviamente quello è un po' finto, però in generale vedere che è tutto vero fa un'altra impressione, no? Rispetto al cartone e anche le ambientazioni, quindi gli ambienti sono stati appunto ricreati in modo perfetto, sono tutti bellissimi. Questo film mi ha veramente sconvolta.
Poi ho visto Mary Poppins. Allora, questo per carità, cioè è bellissimo come diciamo grafica, con il fatto appunto che c'è questa interazione anche fra gli umani e i cartoni, insomma, è bello, è un musical, però non mi ha entusiasmata particolarmente. Infatti l'ho visto anche in più riprese, perché non lo so, non mi ha rapita molto, cioè non è stato molto coinvolgente. Secondo me è un pochino lento, un pochino noioso, la storia non c'è tanta e quindi boh, non mi ha colpito. Ma il film che veramente mi è rimasto nel cuore e che è diventato il mio film preferito è questo, Togo. Allora, questo è un film serio, perché è ispirato a una storia vera. Quindi racconta veramente ciò che è successo e a me queste cose piacciono perché poi alla fine c'è sempre una piccola descrizione che ci spiega che cosa è successo ai protagonisti dopo, insomma, nei momenti diciamo, successivi, no? Alla fine del film, negli anni. E ci sono molto spesso anche le foto dei protagonisti veri e a me queste cose piacciono tantissimo. Questo film è un qualcosa di struggente. Ci sono anche gli extra, che però io non ho visto, cioè tipo il trailer, vabbè, insomma, comunque qualche film ha anche gli extra, anche più cose. Questo film veramente, allora, c'è tutto. Parla dello sviluppo di questo rapporto di grandissima fiducia fra l'uomo e l'animale e quindi vivranno poi un'avventura che è rimasta nella storia. Non vi anticipo nulla perché se lo volete vedere non vi faccio gli spoiler. Ed è bellissimo proprio l'ambiente perché è tutto ambientato in Alaska negli anni 20 e ci sono delle scene di azione mozzafiato con delle riprese dall'alto di questo ghiaccio che si rompe, cioè è qualcosa di fantastico. E alla fine la lacrima c'è per quello che viene detto alla fine di quello appunto che succede, no? Dopo nella storia e quando poi vedete proprio alla fine la foto anche del cane vero, del padrone vero. È toccante, è bellissimo. Questo è un filmone, quindi questo dovete assolutamente guardarlo. Sì, e poi niente, poi mi sono data ai cartoni, ai film animati Pixar, e quindi ho visto Ralph Spacca Internet. Ho visto tutto e ora sto guardando Ralph Spacca Tutto. Sì, lo so, ho visto prima la seconda parte e poi vedrò la prima, quindi c'erano molte cose che venivano date per scontate che erano successe prima, però vabbè, tanto sono storie alle semplici che si capiscono. E allora, ci sono tante cose che mi piacerebbe anche magari rivedere, però non lo faccio semplicemente perché non ho i giga illimitati, quindi quelli che ho cerco di sfruttarli per vedere cose che non ho mai visto e a parte che oggi sembra appunto che non vada, che non si carichi, ok, devo dire che comunque io non ho problemi a guardarlo neanche con il wifi del cellulare e io lo guardo o sul PC fisso o sul portatile e si vede bene dappertutto, insomma, con il wifi anche del cellulare tranquillamente. Quindi io senz'altro vi consiglio l'abbonamento a Disney Plus. Io per esempio voglio guardare anche qualche documentario sugli animali perché mi piacciono e ci sono anche carini, ho visto della Pixar, ho visto qualcuno dei corti, cioè proprio dei cartoni che durano pochi minuti, però sono carini. Ho visto anche, non ve l'ho fatto vedere, ma ho visto anche Up, che io non avevo mai visto. Però era uno di quei cartoni che mi mancava e che però mi incuriosiva, che volevo vedere. Mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuta tantissimo anche la grafica di quel cartone,
l'ho trovata essenziale, però carina, particolare, e anche la storia mi è piaciuta molto. L'inizio soprattutto mi è piaciuto tantissimo, i primi minuti del film, perché non quando appunto fa vedere, no? La vita di coppia, no? Di questi due da quando si conoscono, poi si sposano e tutto quanto. Lui praticamente nei primi minuti del film non parla mai, però ci sono tantissime scene che raccontano proprio perfettamente l'evoluzione di questo rapporto. Nonostante no, lui non parli, non ci siano appunto grandi dialoghi, mi è piaciuto tantissimo, veramente molto molto carino. Up, sì, ecco, mi mancava infatti qualcosa, mi sembrava che vi avessi fatto vedere troppe poche cose, avevo visto qualcosa in più. Lavoro, quindi non è che ho tantissimo tempo, quindi magari anche un film, un conto magari sì, mi ci metto a guardarlo la sera, lo posso vedere tutto, ma se la sera voglio vedere altre cose e quindi inizio magari a vederlo a pranzo, poi magari per vedere un film ci metto 3-4 giorni se lo guardo durante la mia pausa pranzo, insomma, ecco perché in 2 settimane sembra che io non abbia visto tante cose, però in realtà le ho viste tante perché sono comunque film anche un po' lunghi e li vedo anche in più riprese. Oggi ho scoperto che mi si vede bene anche sul cellulare. Nonostante io poi non abbia un cellulare di ultima generazione, nel senso che ho un Samsung Galaxy S5, quindi insomma un modello un po' vecchiotto, però ho. Ci gira bene l'app, l'ho scaricata in un attimo e ci stavo continuando a guardare, ma tipo 5 minuti ci ho visto Ralph spacca tutto, funzionava perfettamente, si vedeva benissimo, beh, a posto. Quindi io senz'altro vi consiglio questo abbonamento perché senz'altro ci trovate qualcosa che vi è sfuggito, che non avete visto e che merita di essere visto perché il mondo Disney, Pixar, insomma Marvel, dei supereroi, quello che sia, è fantastico. Io adoro quel mondo e tant'è che alla fine di tutto il mio percorso universitario, nonostante il virus e tutto, cerco di continuarlo e di finirlo, io mi dovrò tatuare una frase detta appunto da Disney che rappresenta appieno il mio percorso universitario, la mia avventura e che l'ha detta Disney. Quindi sarà una sorpresa per tutti. E niente, quindi io vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi sui social, soprattutto Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se questo mio piccolo video, insomma, questa mia piccola recensione da non esperta vi è piaciuta, insomma, se anche voi eravate un po' indecisi a fare questo abbonamento e lo farete, insomma, fatemi sapere. E niente, al prossimo, ciao!